Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona, questa è l'edizione 2009, 2019, scusate, ero un po' rimasto indietro nel tempo, è il secondo workshop organizzato a Ruminanzia. Ci fa anche molto piacere questo secondo workshop perché abbiamo qui il professor Sali, a cui tutti noi, chi più o chi meno, dobbiamo qualcosa perché ha un po' aperto e continua, diciamo, a trainare lo spirito della veterinaria, della boiatria italiana. Abbiamo qui con noi cinque colleghi veterinari che vengono dall'India, quindi welcome, ringraziamo, ci fa molto onore la loro presenza qui. E abbiamo chiesto al professor Sali, che vorrei chiamare Giovanni, insomma, anche con affetto, bravo, di parlarci un po' con l'occasione di presentare il suo ultimo libro da questo stranissimo titolo, che poi gli chiederemo cosa significa, no? Cavalli 8, uomini 40, la vita e le idee di un veterinario fra gli uomini. Questo questo libro che io ho letto con molto piacere, è un viaggio di storia, di antropologia, di passione poi sostanzialmente per la boiatria italiana. Per cui ti ringrazio Giovanni di questa ospitalità, il suo libro lo stiamo cercando, diciamo, di diffondere soprattutto nelle nuove generazioni, perché io che l'ho letto, ma come molti di voi probabilmente hanno già fatto, questo libro ha una cosa in comune, vedere il bicchiere mezzo pieno, cioè vedere comunque una boiatria che ha un futuro, ammesso che questa boiatria ha un futuro se le sue radici affondano nel tempo, no? Si dice nell'ormai gergo che chi non ha un passato non ha un futuro, per cui non avere un passato è una cosa negativa e non celebrarlo, ma questo non significa rimanere indietro. Se uno ha un passato solido e una forte consapevolezza, ha la possibilità di affrontare il futuro non a tentativi ma con programmazione. Io quello che riconosco a Giovanni Sali, che non sto qui a fare ovviamente le celebrazioni, no, è questa voglia, diciamo, è questa voglia di futuro. Quando ci siamo incontrati, che mi ha presentato il suo libro nel suo studio, mi ha detto: bene, adesso ti ho presentato questo libro e posso iniziare a scrivere il prossimo. Infatti. E questo io gli ho risposto: Giovanni, io ti aiuterò a diffondere il tuo libro, spero di esserci ancora nel doverti aiutare a presentare il tuo secondo libro e perché no anche il terzo. Per cui Giovanni, ti ringrazio, ti do la parola e vediamo anche le slide che hai preparato per noi. Grazie. Prego, grazie a te. E quando scrivo un libro si scrive sperando che qualcuno lo legga e dato che magari non molti lo leggeranno, perché io vorrei che lo leggessero tutti, perché uno è portato alla comunicazione, no? E anche a far sapere anche il motivo perché uno ha vissuto in un certo modo. Comunque, qui adesso almeno a voi la cosa viene chiarita. Ah sì, perché il titolo? Probabilmente io parlo soprattutto per i colleghi italiani, che sono pochi, vedo, ma non ha importanza. Sapete cosa significa quel titolo? È un guaio, vuol dire che siete giovanissimi. Cavalli 8, uomini 40, era una tabella, una scritta, che c'era sui vagoni ferroviari per trasporto merci e animali. Ed era una scritta che era stata messa ad opera del servizio veterinario militare. Implicitamente ti dà l'idea di quella che era la considerazione del cavallo e dell'uomo. Su un vagone ferroviario ci potevano stare comodi 8 cavalli con tanto di paglia sotto e soprattutto un soldato lì pronto a dargli da bere se avevano sete, a pulirli, a tirargli via la fiamma, le feci del cavallo, no? A tenerlo bene sul pulito, sul comodo. Il benessere animale è una cosa antichissima, cioè quando c'erano gli allevatori era una cosa implicita, erano i cattivi allevatori. Diamo il tempo per la traduzione per i colleghi dall'India. Erano i cattivi allevatori che
erano i cattivi allevatori quelli che maltrattavano gli animali. Mettiamo questi minuti in questo modo che li coinvolgiamo. Sì. Sono venuti apposta, insomma, è un dovere di ospitalità. Certo, no? Certo. E io un ricordo personale, quando mi sono iscritto al primo anno di università, all'università di Parma, le ferrovie erano ancora abbastanza disastrate, c'era poco materiale rotabile, e i pendolari, i famosi pendolari, io andavo all'università di Parma, no? I pendolari viaggiavano sui vagoni merci che erano quelli che erano stati usati e ancora venivano usati per il trasporto degli animali. Siccome io vengo da una famiglia di importanti commercianti di bestiame, erano i più importanti commercianti di bestiame della regione, e mi ricordo di essere andato da ragazzo ad aiutare a scaricare le prime manze frisone arrivate in a Piacenza, erano state importate dalla mia famiglia. Questo parliamo degli anni 30-40. E io mi vergognavo un po' andare a lavorare per strada, perché il mio padre che mi diceva del lavoro non ci si vergogna, ci si vergogna a non lavorare. Quindi io accompagnavo le bovine sulla strada che venivano dalla stazione ferroviaria. Ma qui non facciamo adesso, siccome ci sono tante cose da dire, questo è un discorso mezzo romantico. Cavalli 8, uomini 40, avete capito, era il valore. Tenlo qui, ciao. Il microfono, Giovanni. Bene. Allora niente, Cavalli 8, uomini 40 vuol dire che io ho cominciato a lavorare, a fare il veterinario in quel tempo in cui gli animali e soprattutto il nostro principale paziente, che era il cavallo, erano trattati coi guanti. Detto fra parentesi, io sono diventato buiatra, ma io ho fatto veterinaria perché ero innamorato dei cavalli. Per me i cavalli sono stati la mia malattia da giovane, insomma, da bambino, a Pinerolo, la scuola di cavalleria, tutto, insomma. E anche nella mia prima condotta. Andiamo avanti, perché sennò andiamo sui ricordi. E qui lasciamo stare i ricordi e ci proiettiamo nel futuro. Avete mai sentito il termine antropocene? Logico, la parola lo dice tutto, è l'era nella quale è l'uomo stesso è diventato talmente avanzato che sta vivendo l'ultima delle rivoluzioni. L'uomo, che altro che re del creato, è quasi il padrone del creato. Pensa al riscaldamento globale, ma pensa anche alle astronavi che vanno verso Marte. Quindi pensate alla rivoluzione informatica, che qui contemporaneamente, intanto che siamo qui a parlare, ci ascoltano degli altri, perché l'amico Fantini è molto dentro nell'antropocene, lui c'è proprio nato nell'antropocene, io ci sono arrivato, perché lui giovanissimo. Allora, l'antropocene è il mondo in cui stiamo vivendo, dove l'uomo, e il mio amico, quello che ha illustrato tutta la storia della veterinaria e così via, che è un grande grafico, molto, mi ha fatto su mia induzione questo logo, l'uomo che dicevamo, ma è il re del creato, adesso è diventato patologicamente anche il padrone del creato. Pensate al problema del riscaldamento globale, pensate a tutte le altre cose. Andiamo avanti. Quindi, e noi come siamo messi? Va male? Più indietro? Allora, dicevo, e noi veterinari, che presente e che futuro abbiamo nell'antropocene? Come è messa la faccenda? In particolare noi buiatri. Cosa facciamo?
le stalle da 50.000 vacche o 100.000 vacche in India, no, in Cina. In India non lo so, in India per fortuna è ancora la vacca sacra, quindi almeno è un altro discorso. Ci saranno anche un po' di bovine allevate tradizionalmente e rispettate anche nel loro benessere reale. Andiamo avanti. Quindi siamo nell'antropocene. E io non lo sapevo, me ne sono reso conto nello scrivere le mie, non sono memorie, perché io ho ancora delle prospettive per il prossimo libro, come diceva, che mi sono stati, il prossimo mi è stato chiesto da colleghi giovani, ai quali ho presentato, no, ma doveva sviluppare di più, mi dicono, la seconda parte, quella in cui parlo delle patologie, perché la prima è un po' autobiografica, va bene, ognuno ha la sua biografia. E qui andiamo avanti in un altro discorso. Una volta si diceva che la storia... Tutto, stanno cambiando i parametri, sta cambiando tutto, ma per noi il vitellino da latte, ma non il vitellino da latte figlio della fioraia, per dire una vacca famosa italiana, che io ho curato, non il figlio della fioraia, il vitello normale, una volta per noi era un re, io abbandonavo la condotta per andare a studiare all'Università di Parma, cercavo di continuare a studiare chiaramente, non ho ancora imparato tutto, neanche adesso, per cui non ho tempo di smettere, e mi chiamavano, abitavo in albergo, ma come veterinario condotto ero obbligato a rispondere alle chiamate anche durante il giorno, urgenti, non potevo rifiutarmi, piantavo lì il corso di ispezione delle carni con il professor Marcato e Artioli, e prendevo la mia Topolino, tornavo, facevo 180 chilometri per andare a curare un vitellino che oggi gli danno un calcetto e dicono ma vivo o morto, e oggi un vitello, abbiamo i miei colleghi, i miei allievi che vanno in giro per l'Italia, mi riferisco a Guarneri, a costruirli su misura i vitelli, no? Maschi, femmine, figli di un valore, dell'altro. Allora, quali sono i parametri per dire che vale la pena fare il medico degli animali? Facciamo il medico o il biotecnologo? Facciamo il medico o facciamo l'esperto di genomica? Domani si faranno le diagnosi con l'esame del DNA dei microbi che ci sono nel rumine. Robe di questo genere. Io ho introdotto il succo del rumine, l'abbiamo studiato, l'abbiamo e utilizzato, e si potrebbe utilizzare anche oggi invece di buttare via dei soldi coi farmaci, e risolverebbe i problemi. Lasciamo perdere, sono anche arrabbiato perché si dice vogliamo ridurre i costi e poi andiamo a comprare il Kextone che così risolviamo i problemi e poi intossichiamo l'ambiente. Andiamo avanti. Quindi non so quanto la storia si possa ancora considerare magistra vitae in quanto le cose sono notevolmente cambiate, ma strutturalmente i parametri. Lo sapevate che
uno dei primi scienziati che nella, quasi nella preistoria, insomma, comunque nella storia della Grecia, la Grecia che ha i filosofi, questi, quegli altri e così via, lì è nata la medicina, perché la nostra è medicina, la medicina veterinaria è la medicina degli animali, poi diventa anche dei reproduction medicine, ma io non sono medico della produzione, io sono medico delle vacche che producono, è molto facile. Grande filosofo, quello della filosofia aristotelica, che poi è stata sposata anche dal cattolicesimo, da San Tommaso, eccetera, eccetera, aveva descritto i prestomaci dei ruminanti. E Ippocrate curava anche le bestie, così. Quindi la nostra è medicina. Capite che il nostro discorso non sarà un discorso molto, molto lineare. Buttiamo lì degli stimoli. E andiamo avanti, perché sennò... Allora, quindi la storia della medicina veterinaria è lunga di millenni. Noi non sappiamo neanche per preciso come è stata, stamattina oggi abbiamo sentito i cinesi, come è stata in Cina, ma sicuramente anche là c'è tutto un campo immenso da esplorare. Io ho saputo che avevano avuto delle intuizioni addirittura sull'endocrinologia i cinesi. C'è mica da insegnare di niente ai cinesi. La mia personale storia della veterinaria dura soltanto 67 anni. Io mi sono laureato esattamente 67 anni fa, il pomeriggio tornando dalla facoltà di Parma, dove ho discusso la mia tesi, mi ero fermato per strada a visitare ufficialmente la mia prima vacca. Ero ignorante come una talpa, ma avevo 110 lode, quindi credevo di essere un veterinario. Forse un pochino lo sono diventato col tempo. Andiamo avanti. La medicina veterinaria era la medicina del cavallo. Degli altri animali era le differenze, c'erano sul libro di anatomia le differenze. Io ho fatto l'esame di fisiologia a Parma, appunto, che era assieme ai medici, abbiamo fatto fisiologia con lo stesso corso dei medici. Pensi che ci abbiano parlato di ruminazione, ci mancherebbe, l'uomo non rumina mica, no? Quindi noi abbiamo imparato tutto dopo. Io dopo ho fatto le fistole, rumine, Bertoni, questo, la Germania, Dirksen, Hannover, eccetera. Ma ci siamo laureati col cavallo. Andiamo avanti. E siamo passati, io ho avuto la fortuna immensa, intanto di conoscere, sapeste, se vi raccontassi di questo, che mi forniva i pazienti alla clinica, dicevo, cioè in clinica arrivavano un po' di bestie. In 10 anni hanno fatto 10 all'anno la scuola di chirurgia bovina, quindi avevo bisogno di un po' tanti casi di dislocazione, perché era una scuola che durava 10 ore al giorno per 7 giorni, quindi bisognava fare anche un bel po' di interventi. E mi ricordo costui che mi dice: professore, se ha problemi di pazienti gliene mando finché vuole con la dislocazione. Pronti, eravamo agli inizi, E mi ricordo, e lui andava a casa, poi andava a finire di operare i suoi, eccetera.
perché non l'ho mica fatta solo io la buiatria, c'è stato qualcuno che la buiatria l'ha fatta in campo alla grande, potrei citare in tutta Italia. Allora, io ho fatto il medico veterinario condotto, che non sarà mai abbastanza rimpianta la figura del medico veterinario condotto, perché era il veterinario olistico, il veterinario che è meglio dire generalista, che aveva in mano tutto, dalle malattie infettive alla zootecnia. Infatti io mi sono interessato di zootecnia alla grande, ho studiato una razza in estinzione e purtroppo non sono riuscito a farla rimanere, perché i zootecnici non capivano niente, l'università d'agraria l'aveva capita. Ma allora, il medico condotto praticamente è stato l'artefice, ecco, io ho fatto il veterinario condotto anche a cavallo e sul mulo, perché ero nella condotta più disagiata d'Italia. Ho vinto per caso a 24 anni, sai, vincere una condotta a 24 anni non è mica tanto facile, però era la peggior condotta, non d'Italia, ma sicuramente della provincia. Però c'erano 7.000 bovini in circa 300 aziendine, con una razza locale di montagna che assomigliava molto alla Jersey e che probabilmente aveva delle origini da quando Annibale era venuto e aveva fatto la battaglia del Trebbia, roba di questo genere. Vabbè, non sono riuscito, adesso è tra le razze reliquie, nonostante quando poi ho cominciato a fare i trapianti embrionali ho cercato di recuperarla, ma insomma. Però io ho fatto anche lo zootecnico, anzi, io mi sento molto zootecnico, oltre che clinico. Si chiamava, te lo ricordi Giovanni, questa razza? Come? Come si chiamava, te lo ricordi? Razza ottonese, ovarsese. Lo sai che credo che ci siano, hanno recuperato qualche soggetto della ottonese delle montagne del Piacentino? Certo, a Pavia, io sono stato a parlare di questa. Okay, no, a Varsi, che si chiama anche varsese. In tutto oggi ci saranno ancora, infatti mi hanno chiamato per dirmi com'è. C'è una mia pubblicazione fatta sotto la guida del professor Piana, abbiamo lavorato 2 anni per studi biometrici, eccetera, ma lasciamo stare. Peccato, perché è una battaglia perduta, però è stata una roba molto bella. Allora, tutti i problemi, io ho vissuto quando tutti i problemi erano aperti, c'era tutto da fare, quando è cominciato la mia attività, quindi malattie infettive di ogni genere. Noi siamo partiti soprattutto come infettivisti, noi praticamente, il professor Messieri, maestro di tutti, aveva cominciato la sua carriera sulle colline del Bolognese, andando a fare la prova della tubercolina pionieristica, ancora con la tubercolina classica. Sapete com'è la prova tubercolinica classica? Si fa una puntura di tubercolina e poi si tiene controllata la temperatura per 3 giorni di seguito, se c'è, con il pericolo anche di riacutizzare i focolai. E quindi le malattie infettive c'erano tutte, dall'afta, che io ho vissuto da bambino fino avanti, perché io ho vissuto in mezzo ai bovini da subito. Le antropozoonosi, parlumna mia, non parliamone, c'erano tutte. Io ho avuto il carbonchio, non ho avuto, io ho trovato il carbonchio. E poi c'era di fronte alla medicina veterinaria la sfida di finalmente di diventare qualche cosa di molto, di scientifico al 100%. Allora non può mica fare il medico uno di 6 specie animali, perché io ho operato anche 2 volte una pantera di taglio cesareo, per dire. E io non c'è mica animali che non ho curato, una giraffa mi hanno fatto curare una volta, cioè, perché a Piacenza, e forse in Italia, andavo in giro da tutte le parti. Ma cioè, il medico deve sapere l'anatomia, la fisiologia, l'habitat, i sentimenti degli animali che cura, non solo il benessere. Quindi io penso che in futuro non ci potrà essere più una, io lo dicevo all'Università di Torino l'altro ieri, non ci potrà più essere una laurea in medicina veterinaria soltanto. Laurea in medicina veterinaria dei bovini, dei cavalli, di questi. Perché sono mondi, io non riesco a interloquire a livello anche culturale con un clinico dei gatti. Insomma, è un altro mondo. Anche se in quello che rimane della clinica San Francesco
rimane solo il reparto piccoli animali e si diverte mia figlia, si diverte tra virgolette, perché mia figlia ha goduto molto a fare la clinica dei bovini. Allora, gli altri problemi, le antropozoonosi. Le antropozoonosi sono un campo del futuro, perché se voi non lo sapete, la maggior parte delle nuove... lo fa ancora in condotta, nella pratica, nelle parti periferiche qualcuno lo fa ancora, ma oramai si vuole il veterinario dei bovini, immagini il veterinario del bovino in Cina con 5.000 vacche da curare. A me è piaciuto sentire la relazione dei colleghi cinesi stamattina, che poi è fitoterapia, lì non c'è niente di molto nuovo, diciamo, si fa anche da noi la fitoterapia, eh? E anche bene. Andiamo avanti. Quindi, che cosa è cambiato in questi anni? È cambiata l'antropologia culturale, il rapporto uomo-animale, eccetera. Non dimentichiamo che nel 1978 è stata firmata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, per cui tutti gli animali sono esseri senzienti e quindi vanno rispettati. Ho letto una volta sul giornale La Repubblica di Scalfari, che Scalfari dice: per me una mosca ha la stessa dignità dell'uomo. E no. E questa è la questione dell'animalismo. È un bel guaio, eh? L'animalismo è un guaio, come tutte le mode, è un guaio. E a veterinaria si iscrivono molto spesso anche dei giovani che hanno la vocazione animalista o addirittura vegana, per cui loro non andranno mai in un macello. Non lo so. Ma il cliente, quindi tutto cambia, ma il datore di lavoro del veterinario non è mai stato l'animale, guarda caso. Il datore di lavoro del veterinario è sempre l'uomo, o lo Stato, o l'industria, o la grossa azienda o la piccola azienda del Trentino piuttosto che della Val d'Aosta, che con 10 vacche vanno avanti a fare il loro lavoro. No. Allora, i progressi delle conoscenze sono stati fantastici in questo periodo. Noi abbiamo cominciato noi parliamo di bovini qua. Abbiamo cominciato negli anni 70, 65, a lavorare sul succo ruminale. Prima di tutto dal punto di vista diagnostico. Tutte le diagnosi delle singole indigestioni, scuola di Dirsen, Hannover, no? Tutte le singole indigestioni descritte, la digestione con atonia, la digestione con insufficienza funzionale della microflora, la indigestione con acidosi, l'acidosi acuta, che oggi non c'è quasi più, c'è soltanto quella cronica. E siamo arrivati a dei punti in cui, con la genetica specialmente, ma anche con le biotecnologie, oggi si aprono delle strade. Quando si pensa che una bovina da latte oggi non ci siamo già nell'antropocene, una bovina da latte entra nel robot di mungitura, eh? Siamo tutti d'accordo? Entra nel robot di mungitura. Il robot di mungitura, racconto delle volte a qualcuno, medico e così via, perché lì succedono delle cose che fra poco succederanno anche in medicina umana, non sono ancora successe. Entra nel robot di mungitura, allora voi sapete cosa succede, no? Il computer centrale riconosce questo animale, dice: bene, tu hai mangiato 2 ore fa, bene, allora ti posso rilasciare, e dice anche la quantità di concentrato che gli rilascia. Benissimo, fin qui, una cosa automatica. Poi dice anche: bene, allora vuoi essere munta adesso, perché se sei venuta qui era perché non ce la facevi più,
dice il computer, no? E allora partono le fotocellule, illuminano la zona dei capezzoli, vengono lavati, ma eccetera, eccetera, si attaccano e prende i capezzoli, entra e comincia l'emissione del latte. Ma contemporaneamente cosa succede? Che quel latte viene anche analizzato. Analizzato in diretta, automaticamente, non per tutti i parametri. Ce ne sono alcuni che interessano. Ma pensa al progesterone, ecco, non c'è progesterone, di conseguenza puoi tranquillamente fecondarla, perché è il momento più tranquillo per fecondare. Ma cercano anche i parametri della chetosi, ma so che sono in programma e non sono ancora in commercio degli impianti di mungitura, non solo robot, in cui fanno la diagnosi di 10 o 12 parametri in diretta, ne parlavamo con Ballarini, 10 o 12 parametri in diretta, il medico veterinario cosa va a fare? Ti dicono già loro quello che... Ti dice già, guarda che non è più come ai miei tempi, ma i miei tempi sono anche questi, ma quando, ai miei tempi, quando c'era un capostalla, ricordo, straordinario, in una bella azienda di 70 vacche da latte, allora era, che mi diceva, dovrei dirlo in dialetto ma lo dico in italiano, ma vede professore, io le vacche le conosco negli occhi quando sono in calore. E avevano dei calori silenti, così via, no? Una stalla che faceva già allora 45 quintali di latte, quindi era una cosa, parliamo degli anni 60. Adesso chi è che va a guardare negli occhi una bovina? Chi è che va a fare? Il mio prossimo libro sarà intitolato Fonendoscopio, Flessimetro e Martelletto. Vi ricordate? La base. Non lo so. Quando la bovina avrà i sensori all'interno, soprattutto nei grandi allevamenti, chiaramente, no? I quali mi diranno in automatico, e questo succederà in umana. Allora, questo allora, non lo so, per i giovani o anche per quelli che così, teniamo presente che il mondo cambia in una maniera che noi non riusciamo a immaginare. Possiamo mica immaginare il futuro. L'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale in medicina. Il medico cosa farà quando... Perché il medico può raccogliere tutti i sintomi, poi deve fare il famoso algoritmo diagnostico per arrivare alla diagnosi, e poi tutto quello che può fare per vedere, di stabilire, eccetera, è più interessato un organo che l'altro, la bovina è in terra perché è più un'ipocalcemia che un'ipofosfatemia che un'altra cosa. No, ci sono i sensori dentro, te lo dicono loro che cos'ha. E il medico umano, che domani avrà l'uomo monitorizzato, direi come i dipendenti di Amazon. I dipendenti di Amazon, voi sapete cos'è Amazon, quello lo sapete. Cavalli 8, uomini 40, no, ma Amazon lo conoscete tutti. E i dipendenti di Amazon hanno già una sorta di controllo automatico, per vedere se lavorano o no, naturalmente. Ma il futuro è ancora un altro, stiamo attenti. Vabbè, allora... Progressi, poi ho finito, così non disturbiamo più di tanto. Allora, io direi questo, cosa rimane da fare al veterinario e anche al medico? La diagnosi, noi dobbiamo fare la diagnosi. Questa è la cosa più importante. Tu prima parlavi di mettere gli aghi in un modo o nell'altro a seconda, tu dovresti saprai di sicuro che le cause delle paraplegie, delle paraparesi o addirittura dei collassi sono moltissime. Sulla bovina terra c'è stato un affiorire di letteratura negli anni 70, noi ci abbiamo lavorato molto. Quindi la diagnosi lì era importante stabilire, ecco, questa qui va bene farle il calcio, perché è un'ipocalcemia di sicuro, questa qui probabilmente, l'avevamo scoperto con Bottarelli, Fiorello Bottarelli, che purtroppo è mancato in questi giorni, però aveva quasi 100 anni, quindi io spero di superarlo. È un altro discorso, che discorso, finché uno sta bene, ti parla. Allora, Bottarelli aveva trovato lui la causa della... perché era il veterinario condotto, tu l'hai conosciuto Bottarelli? Un grande, eh? Allora, Bottarelli era anche direttore del macello di Castel San Giovanni, un bel centro, e lui vedeva gli animali al macello, sia quelli macellati normalmente che i macellati d'urgenza e così via. E lui ha visto che
nelle bovine non con collasso ipocalcemico, che quelle di solito c'era il calcio e guarivano, ma in quelle che non guarivano a fare il calcio. Lui aveva visto che c'erano delle degenerazioni muscolari, soprattutto dei muscoli mediali della coscia, no? E allora cosa ha detto? Beh, sono delle degenerazioni muscolari, cureremo come curiamo la miodistrofia dei vitelli. Allora ha pensato al fosforo, perché, e al fosforilene, eccetera, eccetera. Ha inventato lui il fosforilene della Farmitalia, allora era la Farmitalia. Le bovine a terra possono essere a terra, anche l'agopuntura deve sapere che cosa deve trattare. Non so se mi spiego. Allora, se io so, e questo è il bello, e noi abbiamo, non dico superato i cinesi, per l'amor di Dio, ma noi abbiamo preso in mano l'agopuntura molti anni fa. L'Europa deve molto a Kurt Bauer e a pochi altri, ma noi abbiamo cercato di fare delle diagnosi scientificamente fondate. Nel mio libretto ci sono 4, 5, 6 casi clinici, quindi dalla impotenza coeundi del toro all'artrosi del toro del centro di Zorlesco, eccetera, eccetera, curate con solo agopuntura, eccetera. Quindi lì noi dobbiamo imparare, dobbiamo essere quelli che fanno le diagnosi, non solo le diagnosi individuali, ma anche le diagnosi collettive. La mandria come una unità considerata nel suo insieme, quindi l'epidemiologia, quindi l'alimentazione, quindi la nutrizione, quindi c'è tutta una serie di cose, per cui bisogna fare la diagnosi del singolo e la diagnosi di mandria, e certe cose si possono curare se si sa che cosa sono. C'era un professore dell'università di Pisa, mi pare, Salerno, è stato un famoso chirurgo, il primo che ha cominciato a usare anche la radiologia, parliamo della fine dell'Ottocento, che aveva scritto in sala operatoria: qui si fa quel che si sa. E poi, ma la seconda frase da buon toscano, e qui si sa quel che si fa. Le diagnosi non sono sparare nel mucchio. Andare nella stalla, devi capire com'è la situazione. Io non lo cito perché meriterebbe di essere citato, lo dirò poi a lui. Io conosco un buiatra moderno, avanzatissimo, che mi fa la diagnosi e poi la riferisce al tipo di alimentazione. Lui è un nutrizionista straordinario. E dice, no, qui c'è un problema nella nutrizione. Qui c'è da andare a capire bene come funziona la baracca. Noi con l'agopuntura, con l'omeopatia, con queste belle cose, con la medicina classica, che spesso è solo sintomatica. Perché la diagnosi non è una diagnosi. Cos'è l'obiettivo del veterinario? La diagnosi anatomo-patologica. Che cosa vuole? Anatomo-eziologica. Cioè io devo capire l'organo malato, la causa e la causa della malattia. Questo è il mio obiettivo. Se no sono uno che va a fare delle punture o degli interventi anche. Ma la terapia viene dopo, è la diagnosi. Noi dobbiamo salvarci come diagnostici. E questo è il futuro. E poi ho finito. La diagnosi precisa, quindi, qui ci sono dei giovani, qui sono dei ragazzi, qui davanti a me. Quindi sapere un minutino quali sono le malattie possibili e cercare di capire quello che sono. Solo così salviamo, sì, imparare a fare il labomaso anche con la lancia, con gli impianti, va bene, mi sta bene, ma interessa fare le diagnosi. Per me operano tante di quelle vacche inutilmente che voi non avete l'idea. Io avrei da dire, vedo in giro, no? Appena visto, buono, l'opera è Dio. La lasci lì un giorno e si sgonfia. Per dire, non tutte, chiaramente. Andiamo avanti. Ho finito, eh? Questo l'abbiamo detto. Per molte malattie oggi è possibile fare la diagnosi, l'abbiamo appena detto. Allora, dobbiamo dire da vecchio veterinario clinico che è finita
la medicina clinica perché tanto ci sono le macchine. In campo umano, fra poco faranno le diagnosi delle patologie intestinali facendo l'esame del DNA della microbiota intestinale. Perché non devono fare la diagnosi da noi con l'esame del microbiota ruminale? Stanno facendo la mappa genetica, lo sapete, tu lo sai già di sicuro, tu sai tutto, quindi. Allora, stanno facendo la mappatura genetica delle non so quante centinaia di germi che popolano l'intestino dell'uomo, ma mi risulta che stanno facendo qualcosa di analogo anche, perché quello che si fa in medicina si fa anche in veterinaria, e molto spesso in veterinaria prima che in medicina. Vedi i trapianti embrionali. Io ho fatto nascere uno dei primi vitelli da trapianto embrionale e non so se contemporaneamente o subito dopo era nata Louise Brown. La sapete chi era? Tu non lo sai. Louise Brown è stata la prima bambina fatta in provetta. Fatta in provetta. È nata in Inghilterra. Adesso è diventata una matrona, è diventata vecchia e così via. Ma prima erano nati i nostri vitelli da trapianto embrionale. Non parliamo di fecondazione assistita perché le cliniche per la riproduzione umana sono peggio dei nostri centri di fecondazione artificiale. Quindi, allora, futuro del Buiatra, a parte il fatto che non lo vuol più fare nessuno, alle facoltà di medicina veterinaria si iscrivono l'80% di ragazze e mi dicono che questo problema non c'è solo in Italia. Allora, io fra le tante soddisfazioni che ho avuto, ho la soddisfazione di un mio allievo, perché ho avuto per un certo periodo degli assistenti sudamericani, in particolare dall'Uruguay. L'Uruguay è un paese di bovini, l'Uruguay è un paese che è grande 2/3 dell'Italia e ha circa 12 o 13 milioni di bovini, tutti in gran parte allo Stato libero, e adesso vogliono concentrarli perché dicono che rende di più metterli in quei sistemi di allevamento moderni. Bene, uno dei miei più cari allievi, Luis, è diventato cattedratico di buiatria all'Università di Montevideo ed è in contatto con me. Questa per me è una bella gratificazione. E fra l'altro adesso ha anche stabilito rapporti con la Cina, perché per forza l'Uruguay deve esportare, insomma, o carne o latte o così via. Mi ricordo che là ci lavorava alla Parmalat, per dire, dove lo butti sto latte, hanno 3 milioni di abitanti, una roba di questo genere. Beh, mi diceva, mi raccomando, perché lui ha imparato la clinica, è stato con me 2 anni in clinica, no? Mi raccomando che facciano il clinico, dice. Tanto da raccomandare, mi dice, non vuole più farlo nessuno il buiatra. In Uruguay, con una tradizione straordinaria. Io ho imparato da loro, ho imparato a castrare le vacche, che allora le vacche le castravano per prolungare la carriera produttiva e ingrassarle. Io ho fatto un po' di sperimentazione anche in questo senso, perché c'è stato un momento in cui anche in Italia volevamo farlo, con metodi più o meno criticabili. Quindi, Futuro della buiatria, un personaggio, il buiatra, che deve conoscere alla perfezione la fisiopatologia del rumine e quello che c'è dietro anche di perfezionamenti produttivi, scientifici, proprio moderni. Quindi la mappa genetica della flora ruminale, per dirne una. Ma poi non parliamo di riproduzione, dove ci sarebbe molto di più. Quindi, secondo me, i più bravi medici veterinari saranno quelli che faranno il buiatra nel prossimo futuro. E con questo, se avete voglia, vi studiate anche il mio libro. Ciao ragazzi. Un'altra cosa, tanto per... La buiatria clinica dovrebbe funzionare ancora oggi, dove ci sono dei bravi clinici buiatri, ne vedo uno qua, gli faccio propaganda così ci fa ancora un po' di clienti, non sa più dove prendere. Piacere.
Piacere, piacere. Buongiorno. India. Bravi. Are you in India or in India? University? University or? Alcune cooperative, alcune università. Allora gli diamo un libretto, uno dei miei libretti. Non lo so. Le fanno le congratulazioni per la presentazione. È una bestia. Non mi ha fatto delle Lupiccia, sono due persone.